Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo di corsa, quindi intro velocissima. C'è il primo posto del girone da conquistare, c'è Inter Real Sociedad. Let's go! Inter che si trova in uno stato di forma incredibile, dopo i 3 gol rifilati al Napoli, 4 gol rifilati all'Udinese, ma soprattutto la partita in cui l'Inter mi ha convinto di più è stata quella contro il Benfica a Lisbona, dove anche le riserve hanno dimostrato tutto il loro valore e ancora una volta di essere all'altezza dei titolari. Dall'altra parte invece troviamo una Real Sociedad che sta facendo una Champions strepitosa, ma che rispetto all'inizio della stagione sta dimostrando un leggero calo, nonostante il 3-0 rifilato al Villarreal nell'ultimo turno della Liga. Bisogna ricordarsi però che nella partita d'andata ci hanno letteralmente preso a pallonate, quindi assolutamente non sottovalutarli. Questa sera bisogna vincere per arrivare primi nel girone ed evitare squadre del calibro di Bayern, City, Barcellona, Real, che vorrebbe dire complicarsi non poco il passaggio ai quarti di Champions. Visto che ultimamente li ho sbagliati tutti, il mio pronostico per questa partita è 1-1, sperando di sbagliarmi ancora. Adesso vado alle ciance, la partita sta per iniziare, andiamo dentro. Signore e signori, San Siro, stanno annunciando la Real Sociedad. Entrano in campo le squadre, Darmian in prima linea perché oggi sarà lui il capitano. Nel frattempo inizia la prima parte della coreografia della Nord. Sera più forte delle altre volte, ha tremato tutto San Siro. Dai Nino, risolvi la te. Inter! Inter! Bravo Sanchez! In mezzo, no! bravi subito, dai, vieni Carlos, ti ho chiuso in questa porta. Mamma mia. Infuocato San Siro questa sera. Oh. E Sanchez, è buono. Benigno, bello. Significa cambia. Niente, non ce la facciamo proprio. Niente, loro ci vengono a prendere altissimi, non riusciamo veramente a fare due passaggi di fila. Giudicheo, bravo! Bravo Carlos, vai Marcus, vai in uno contro uno, vai te! Bravo, bravo! Vai in mezzo Carlos! No! Bravo Thuram! Vai Marcus! Bravo Thuram! Allarga, allarga! No! No! Italiana, porta vuota, è stata deviata, non ci credo, cosa ha sbagliato Miki Tarjan? E Miki, oh! La svirgolata Frattesi, seconda grandissima opportunità per l'Inter per portarsi vantaggio. Finisce il primo tempo, non ho niente da dire, una partita abbastanza bloccata. Poche occasioni da gol, le uniche due le ha avute l'Inter sui piedi di Mkhitaryan, entrambe mi sembra, e anche quella di Frattesi, e per il resto niente, stiamo facendo il loro gioco, gli concediamo il possesso palla, non riusciamo a prenderli mai, loro ci vengono a prendere altissimi e non lo so, c'è da cambiare registro per il secondo tempo, serve il Toro, serve Barella, servono tutti i titolari per provare a portarla a casa.
Marco, mi fa la prendere. No! Madonna, che occasione! Ma come fa a tirarlo alto? Ma era fuori gioco, la fallo? Continuiamo a lasciare impostare il portiere. Vai a prendere, Sanchez! Sicura lotta! Dai! Niente, ripartono con il possesso palla, come da 60 minuti a questa parte. Partita che continua ad essere bloccatissima, facciamo fatica a fare veramente due passaggi in croce, loro ci continuano a venire a prendere altissimi, stanno tenendo un ritmo spaventoso. Entra il Toro finalmente! Vai Lauti, risolvi la te per piacere. No! Uff. Protestano per una trattenuta in area. Occhio Lauti! No! Fuori gioco. No! Oh. Su in piedi, no! No! Calcio di rigore per la Real Sociedad, però i giocatori dell'Inter stanno protestando in modo abbastanza evidente. Va a vederlo. Alto! Merda! Bravo! Allargala! Bravo! No! Quadrado con un cross dei suoi, madonna, bellissimo! È stato bravo qui il portiere ad anticipare l'azione di un tempo. Esce Ciala, sa molto di accettazione del risultato. Secondo tempo ancora più bloccato del primo, praticamente non è successo niente. Speriamo in questi 5 minuti più recupero che succeda qualcosa. Vai Mare, puntalo. Mettilo in mezzo, bene. Bello! Ah! No, miseria! Sì! Sì, Lauti! No! Finisce qui. 0-0 tra Inter e Real Sociedad. Risultato giusto, non è successo praticamente nulla in tutta la partita. L'Inter ha avuto, sì, 2 o 3 occasioni per fare gol, però niente di che, loro comunque bisogna fargli un plauso perché sono veramente una grandissima squadra. Sono penso l'unica squadra che non ci ha mai fatto giocare né nella partita di andata né questa di ritorno. E ci toccherà beccare probabilmente un top club. L'importante è essere andati agli ottavi per potercela giocare, possiamo giocarcela con chiunque, quindi senza paura e sempre forza Inter. Io vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!